Amici e amiche di Televallassina, ci troviamo a Rovellasca, in provincia di Como, per ammirare lo splendido presepio che ormai da diversi anni è ospite dei nostri teleschermi. Siamo qui con Riccardo, con Silvio, con Matteo e Adriano, che ringraziamo per essere qui, per averci invitato e che ci presenteranno questo stupendo presepio che, vogliamo iniziare subito a introdurre, ci ricorda che Gesù è nato, perché il presepio come significato ultimo ha proprio questo, ecco, la parola presepio. Esattamente, la parola presepio che poi nel suo significato derivante dalla lingua latina significa stalla, greppia, mangiatoia, recinto qualcosa, anzi che sta all'interno di un recinto, che poi è il luogo dove Dio ha deciso di incarnarsi, dove ha deciso di farsi l'uomo, in un posto umido, in un posto freddo, circondato dalla popolazione che era pressoché quella di pastori, di persone umili che stavano a lavorare tutto il giorno, tutta la notte, e dal quale poi l'angelo del Signore è stato mandato per annunciare la nascita di un Dio che ancora oggi si incarna nello stesso luogo e si fa vita. In una popolazione di persone umili, di persone povere, come possiamo esserlo noi al giorno d'oggi. E questo presepio quest'anno ci ricorda che è l'anno santo straordinario, il Giubileo della Misericordia. Esatto, e proprio a motivo del tema, e quest'anno sembra proprio che dovesse essere questo il tema, la misericordia, un po' per l'idea che già il signor Zauli aveva avuto l'anno precedente, un po' per l'elezione al soglio pontificio di Papa Francesco e poi appunto per l'annuncio dell'anno santo riguardante la misericordia. Allora, vogliamo spiegare appunto alcuni segni che sono all'interno di questo presepio che ci ricordano la parola misericordia e soprattutto il senso evangelico della misericordia. Certamente. Allora, come ogni anno, per realizzare quella che poi è l'opera, vengono condotti più che degli studi, delle letture un po' semplificate sui Vangeli. Quest'anno ci siamo dedicati al Vangelo di Luca, che viene chiamato e definito l'Evangelista della Misericordia, dal quale abbiamo strapolato alcune parabole. Parabole come la pecorella smarrita, come il figlio al prodigo, la donna e le 10 monete, all'interno del quale viene ben descritto quello che è il senso della misericordia, poi del significato, ecco, sono dei grandi esempi. Forse in modo particolare quello del figlio al prodigo. Ma ecco, il tentativo quest'anno di spiegare il tema del presepe l'abbiamo anche fatto attraverso altri simboli. Innanzitutto, mentre lo si realizzava, io stesso mi chiedevo cosa fosse la misericordia, perché non appare sin da subito un concetto così, come posso dire, così chiaro. Perché? Perché siamo abituati a ricercare i significati delle cose nei grandi concetti e spiegazioni scientifiche, teologiche, filosofiche, mentre in realtà è un concetto talmente semplice che non siamo capaci forse di vederlo, no? E ormai non siamo più abituati a dare il valore alle cose più piccole, mentre in realtà è dalle cose più piccole, più umili per l'appunto, che si generano le cose di grande valore, di grande importanza, come la nascita di Gesù. Allora la misericordia, la parola misericordia in ebraico, la radice RHM che viene letta come Rahamim, significa insieme di uteri che compongono un grande utero, e quindi il ricordo delle viscere di misericordia, per l'appunto. Abbiamo cercato di simboleggiare attraverso la cascata, cercando di dargli la forma appunto di utero materno, di viscere materna, dal quale poi, per opera dello Spirito Santo, infatti all'interno della cascata un attimino nascosta abbiamo inserito anche lo Spirito Santo, dicevo, all'interno del quale viene generato Gesù Cristo, no? Ma che poi rappresenta tutti noi veniamo
generati all'interno dell'utero. Ed è una figura che abbiamo voluto inserire, manifestare, anche perché nella società di oggi sembra quasi venga messa da parte, sembra quasi diventata una cosa estranea, naturale. Purtroppo adesso poi si sente parlare spesso di ideologie transgender, di parti in vitro, eccetera eccetera. Insomma, sembra venir meno la figura che poi è quella più naturale possibile, spontanea, della figura materna, della mamma, che genera nel suo grembo appunto una creatura che, nonostante poi rappresentante la società del giorno d'oggi, che nonostante tutto il male che questa società produce, non viene negata la vita da Dio, anzi Dio continua a darla, perché Dio è misericordia, Dio è amore, e si lega in questa cosa forse piccola, ma che in realtà ha un grandissimo significato e un grandissimo valore. Quindi il concetto primo di misericordia viene spiegato e definito attraverso il simbolo della cascata che genera acqua, che è uno dei tanti simboli, e l'acqua è vita, l'acqua è simbolo di vita, di purificazione. Altri esempi, altri simboli sono la pecorella smarrita, sempre parabola estrapolata dal Vangelo di Luca, che rappresenta sempre noi, perché noi siamo un po' delle pecore smarrite, soprattutto quando pecchiamo e che quindi ci allontaniamo da Dio, ci perdiamo nell'oblio del peccato. Il peccato è una morte, perché siamo asserviti alle cose, alle persone, ci lasciamo prendere dalle cose materiali, non più dai sentimenti, dalle emozioni, non diamo più valore alle cose davvero importanti a cui dovremmo dare valore. Altri simboli, dicevo prima, la parabola del figlio prodigo non è presente all'interno del presepe, una scena raffigurante in sé il figlio prodigo, perché il figlio prodigo è rappresentato da noi, da tutti i visitatori che corrono a vedere il presepe, corrono al padre, anche se in realtà l'uomo per natura, per orgoglio, perché è peccatore, tante volte fugge dal padre, si stanca di chiedere perdono al padre, per orgoglio non lo vuole neanche fare tante volte, mentre nella parabola del figlio prodigo possiamo leggere come è il padre che non si stanca di correre mai incontro al figlio, gli corre e gli spalanca le braccia come segno di accoglienza, nonostante egli ha peccato. Il padre non gli nega il suo amore e non gli dà nemmeno il tempo di esprimere al figlio le parole di tristezza, padre non sono degno di essere chiamato tuo figlio, che già lo accoglie, decide di fare festa. E così, insomma, come Gesù lo faceva allora con la popolazione di allora, lo fa anche a noi oggi, ci trasmette questo messaggio. Poi Dio che è rappresentato dal firmamento del cielo e della terra, un senso di Dio infinito, maestoso, che rappresenta tutto. Abbiamo il campo di frumento e il vigneto, che rappresentano poi il pane e il vino, che rappresenta il cibo dell'anima e che poi prende forma nell'Eucarestia come il corpo e sangue di Cristo. Abbiamo la popolazione contadina, i beduini, che rappresentano anche noi oggi, persone povere, semplici, umili. Dalla lingua latina la parola misericordia in italiano diventa, se la scomponiamo, misericordare, cioè dare il proprio cuore a chi è misero, a chi è nel bisogno, come noi oggi, ed è quello che fa Dio sempre, tutti i giorni, come l'ha sempre fatto nella storia, lo fa ancora oggi. E anche noi a nostra volta siamo chiamati ad essere misericordiosi, quindi a dare il nostro cuore a chi ne ha più bisogno. Poi quest'anno abbiamo fatto dei cambiamenti all'interno del presepe, un attimino più piccolo a livello di dimensioni, ci siamo eretti lateralmente, gli specchi ci sono sempre, che contribuiscono a dare questa idea di infinito, di grandezza. Abbiamo cambiato la struttura della cambiata, abbiamo cambiato il cielo, che quest'anno non è più uno specchio ma è un telo sul quale poi vengono proiettati le stelle, la stella cometa, la luna, il sole,
come sempre c'è una fase di alternanza tra giorno e notte, ma che poi vi spiegherà chi se ne occupa direttamente. Abbiamo citato il signor Zauli, il grande Alfredo, che l'anno scorso io ho avuto l'onore di conoscere, di intervistare proprio qui in questa chiesa in occasione del Santo Natale 2014. Il Signore l'ha chiamato a sé, adesso magari è in paradiso a preparare il presepio appunto per gli angeli, per i santi, e sappiamo che c'è un premio in suo onore e che un suo scritto è stato qui proprio per introdurre i visitatori ad ammirare questo presepio. Esatto, purtroppo è venuto a mancare il signor Zauli. Noi quest'anno abbiamo deciso di realizzare il presepe anche per rendergli omaggio in qualche senso. E abbiamo deciso di rendere note uno spezzone estrapolato da un articolo che lui stesso aveva scritto e raccontava come veniva realizzato il presepe a Santa Marta, il perché e per quale motivo, proprio per dare sempre, trasmettere questo messaggio di amore, di passione, di dedizione che poi ha passato anche a noi che realizziamo il presepe, ed è una cosa che non deve venire a mancare mai, e poi lo si può leggere. Lui fin da bambino ha coltivato queste passioni, ha cercato di dare un'idea del Natale nel suo vero significato, che esprima il senso del Natale attraverso la fede, la preghiera, e che sia vicino alla nascita di un Dio che diventa luce, cibo per l'eternità, amore e preghiera. Allora, per chi volesse visitarlo, adesso diamo dei giorni, degli orari, perché non è sempre aperto 24 ore su 24. Esatto, quest'anno siccome mancano le forze, purtroppo ci siamo visti costretti a diminuire l'orario delle visite, per cui sarà aperto solamente il venerdì, il sabato e la domenica, il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, la domenica invece dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, e sarà aperto fino al 17 gennaio. Il 10 gennaio invece premieremo i presepi partecipanti anche quest'anno al concorso che abbiamo indetto ormai da qualche anno, che sono sempre molto fantasiosi, molto creativi, e sono veramente da apprezzare. Come sempre potevano essere realizzati da chiunque. Noi abbiamo consegnato le tavole la prima domenica di novembre e la seconda. Dovevano seguire un semplice regolamento che era quello di utilizzare la più completa fantasia e creatività che avessero a loro disposizione, con un piccolo accorgimento, quello di utilizzare solo materiali di recupero e quindi non acquistati, e verranno premiati il 10 gennaio. Daremo un primo, un secondo, un terzo premio, il premio Alfredo Zauli e altri tre premi che sono il premio per l'originalità, la creatività e il messaggio di fede, che invece darà direttamente l'organizzazione del presepe. Il resto invece è possibile votarli, e quindi verrà stabilito un premio secondo della giuria popolare.
Riccardo ci parlava della parte tecnica, abbiamo qui Matteo che adesso cercherà appunto di far capire anche a noi un po' magari fuori dal giro come funziona tutta la parte elettronica di un presepe che lo rende così bello. Allora, la premessa è che quello che il visitatore viene a vedere è un presepe di 5 metri per 3, pieno di scenografie, di personaggi in movimento, di un ciclo giorno e notte, di un cielo che si muove, ma in realtà dietro c'è un lavoro immenso anche sotto il punto di vista tecnico. Ci sono davvero chilometri di cavi che girano, decine e decine di motori, moltissime lampadine a LED colorate, eccetera. È da un po' di anni che ci siamo svincolati dalle classiche centraline che si acquistano sui siti internet, in centri commerciali, che fanno un ciclo giorno e notte fisso, un'alternanza semplice. Abbiamo creato un qualcosa di, secondo me, è unico. Se c'è qualcun altro che realizza un presepe, la parte tecnica di un presepe così come noi, sarei contento di conoscerlo. Utilizziamo un sistema che è quello usato nei teatri, nei concerti, uno standard mondiale, che ci permette di svincolarci da una centralina fissa, ma possiamo programmare un ciclo secondo per secondo come vogliamo, fare muovere le singole statuine come vogliamo, le singole lampadine come vogliamo, senza problemi. Poi quest'anno abbiamo realizzato un cielo, un immenso cielo di, se non sbaglio, 6 metri per 4, che è illuminato e video proiettato in modo sincronizzato. È stato anche questo un bello sforzo, però è venuto secondo noi abbastanza bene, con stelle, luna e il sole che seguono il ciclo di giorno e notte. Ci avviamo verso la conclusione, allora Riccardo, qualche ringraziamento speciale? Beh, il ringraziamento principale che vorrei fare è quello agli altri realizzatori del presepe, che sono Adriano, Silvio e Matteo, perché in questo presepe c'è sì tanto lavoro, come abbiamo visto, tecnico, di creatività, di progettazione, ma c'è anche tanta passione all'interno, tanta passione, dedizione, tempo, che non è poco, perché per realizzare un presepe del genere ci vogliono almeno 3 mesi di lavoro. Si parte da settembre e si conclude la seconda settimana di dicembre, ed è doveroso ringraziare loro per tutto il lavoro che hanno voluto mettere spontaneamente, perché ricordiamo, siamo volontari, siamo persone che non solo lo realizza ma cerca di stare anche qui a curarlo, perché insomma un presepe così aperto al pubblico ha bisogno anche di questo. Purtroppo le forze sono poche, abbiamo cercato di fare qualche appello, ma gira rigira ci troviamo sempre noi qui, siamo sempre le stesse persone. È un presepe che va vissuto, questo, per il presepe che è, perché è un presepe vivo. Noi cerchiamo di renderlo sempre vivo tramite gli insegnamenti che abbiamo ricevuto sin da piccoli e attraverso quello che sentiamo tutt'oggi. In più è da ringraziare anche alcune persone, insomma, esterne che ci danno una mano, che invece sono quelle poche, sono la ditta Quarti, che ci fornisce il legname per tirare su la struttura, l'impresa funebre Miazzolo invece che ci garantisce sempre la copertura del velluto. Ma il ringraziamento particolare va proprio a loro e a tutte quelle persone che ogni anno vengono a vederlo, non mancano mai di venire a vederlo e chiedono anche informazioni, curiosità su quello che è il tema del presepe. Purtroppo ci sono anche quelli che vengono, stanno 2 minuti e fanno il proprio dovere, insomma, non vivono il presepe come andrebbe vissuto. E grazie quindi a chiunque vorrà partecipare nel futuro, dare una mano, o chi semplicemente lo viene a visitare. Allora possiamo concludere facendo gli auguri ai nostri telespettatori? Sì, auguriamo, ecco, che questa misericordia, che è un Dio che vuole dare il proprio cuore ad ognuno di noi, l'augurio è quello di spalancare noi il nostro cuore e accogliere quello di Dio, perché possa essere un felice Natale all'insegna dell'amore di Dio e della misericordia da poter condividere con tutti. Comfort and joy, oh tidings of comfort and joy. We pray.